sera dal Palaparaccio, dove svolgeranno la prima gara dei play-out nel termine di sala tra l'Isernia Basket e il Dynamic di Venafro. L'Isernia Basket attacca dalla destra. Perché in questo girone siamo andati a beccare la nostra diretta rivale. Ecco una stupenda tripla di Nando Morra. Quindi stavo dicendo una ottima avversaria. Peccato che in ogni caso, come vadano a finire i play-out, un pezzetto di Molise sicuramente, come abbiamo scritto nei nostri articoli, andrà via. In ogni caso è una squadra molto compatta, molto carica, vedo, e spero che realizzi adesso, cosa che invece non è successo per quanto riguarda il nostro Sansone. Va bene. Sicuramente se andiamo a guardare i pronostici o quello che c'è sulla carta, potrebbe essere vero quello che dici tu. Ha sull'attivo un 4-0 Venafro, ma anche il nostro 0 è frutto di una serie di disavventure che sicuramente ci ha visto in campo in brutto fallo. In ogni caso speriamo bene, compatti ragazzi.
che è azzurro, Ferrara. Entra Mario Tamburini e vediamo chi esce. Esce Dario Colagnola. Dunque velocizza di più la squadra. Coach Brasio, 7-4, due palli commessi dal Super Basket, non sono dal Monaco. Ai padroni casa, mentre uno solo per quanto riguarda gli ospiti. Vediamo anche i marcatori, due punti per Poggi e tre per Smorland di Serbia Basket, più altri due punti di Patano del Benapro Basket, due punti per Padagnola, due punti per Chiari. Vediamo anche la situazione falli. Entrambi commessi da Strati per Serbia Basket, mentre l'unico fallo è stato commesso da Fossati, rimessa in gioco per i ragazzi di Cardinale. Strati di fronte a lui, Ferrara. Strati verso Poggi, Poggi se la vede con Fossati. Il tiro da tre, palla lunghissima, il rimbalzo, però è sempre nelle maglie azzurre. Il tiro era stato effettuato da Smurra. Ferrara, azione personale, entra in aria, rialza il numero 1, 3-6, 4-50 alla conclusione del quarto. Strati scarica per Carosi, penetra Carosi in aria, poi scarica lungo per Strati verso Poggi, 7 secondi alla conclusione, falla da sotto Poggi, il rimbalzo e di Chiari impegna la fronte a portare palla, poi scarica il pallone per Tamburini, il suo tiro da tre, palla di ferro, però la palla si comunicava ancora molto di gara, che chiama lo schema per i propri compagni, riesce a passare la palla in coppia in maniera migliore, palata da Patano, sotto piede da Patano, e qui Ferrara in rucca la palla, poi ancora Tamburini, Tamburini, scarico, il tiro e il canestro per Ferrara, per il nuovo canestro, eseguito da Andrea Chiari, 3:50, vantaggio ospite. Però la palla spicca dalla difesa in maglia azzurra e dunque rimessa laterale ancora per i bianchi di Cardinale, che hanno 8 secondi per concludere positivamente l'azione. Doppio cambio, escono Poggi e Carosi, anzi triplo, esce anche Strati ed entra Sanzoni, Guagliardi ed Esposito. Viene fatto giocare il parquet del Palafaraggio, punteggio 3 minuti e 37, 9 Benapro, 7 Sernia, rimessa laterale Patani, Sansone, penetra Sansone, scarico per Patani, tiro di Patani corto,
parte di Chiari. Carico per Chiari. Ottenere un fallo, dunque due tiri liberi per Massimiliano Fossati, tre falli commessi da Riserva Basket, uno solo dal Venatro, ma dalla lunghezza Massimiliano Fossati per il massimo vantaggio ospite, sempre più duro per la squadra viaggiante, due tiri liberi dunque per Fossati. Massimiliano Fossati al primo tiro e taglia ancora un'opportunità. Taglia anche il secondo, sempre più due per il Venatro. Morra, azione personale di Morra. E dunque la rimessa laterale per il Venatro, palla persa, va a Campagna, Raffaele Michella alla rimessa, intanto esce Smorra ed entra Fanciullo. Risultato sempre di più due per chi attacca Bandolini. Michella, Michella Ferrara, Ferrara con tre, Massimo Michella, più 5, 12 e 7, Sansone, chiama lo schermo, Carlos, Esposito, Esposito alla conclusione, sbaglio del tiro, sempre più 5 di chi attacca. Ferrara, chiama lo schermo Ferrara, donna di Camino Ascolto, ancora Ferrara, azione personale, realizza il 14esimo punto, più 7, massimo vantaggio davanti della strada, e andiamo a vedere. Let's go.
campo. Massimo vantaggio dunque della squadra ospite. Sansone. Azione personale di Sansone. Si appoggia, che non sarà bene. Ancora una palla persa per il ragazzo di Cardinale. Rimette in gioco Mario Domini. Finisce fuori con le mani e dunque rimessa laterale ancora una volta per la squadra in maglia azzurra. Sempre più 10 per il Benafro, 1 minuto e 11. Tamburini intercettato il passaggio, però Michela riesce a prendere la sfera. Ancora Michela tenta l'azione personale, poi lo scarico verso Chiari. Chiari ancora Michela, Michela si è messa a vivo per sbaglia da sotto, io questa volta Sansone ha fatto lo schieramento, Verlich verso Poggi, il tiro da parte di Sansone, che realizza il settimo punto per il padrone di casa, Michela Rosati, Tamburini. Impressione di campo da parte di Tamburini, 26 secondi alla fine. Michela riesce a ferrare, 7 punti da recuperare per i ragazzi di Cardinale, 17-10 per quelli di Arturo Mascio. Sansone chiama il solito schema, 16 secondi alla conclusione, tutti immobili, Sansone verso Verdic, Poggi.
dare la palla all'avversario e dunque una rimessa laterale per i propri colori. Il miglior marcatore per ora nelle file dei padroni di casa è Poggi con 4 punti, mentre per il Benafro il migliore è Ferrara con 7 punti. 17 per chi difende e 12 per chi attacca. Guagliardi, Sansone. Sansone scarica per Poggi. Commesso dai ragazzi in maglia bianca, anzi fallo via. Vi appresto i ragazzi di coach Mascia a rimettere in gioco la spalla a Spicchi. Ferrara ancora maglia bianca da parte del numero 8 in maglia azzurra. Parta sempre la squadra con un vantaggio di 5 punti, 17 a 12. Tutto è pronto, ricordiamo gli arbitri, Giovanni e Bianchi, Emiliano Marchigiani, Sansone. Thank you.
come un'ombra dall'altro capitano Michela. Bagliardi adesso sborda Patani. Minuto 57, Tamburini, Ferrara. Azione personale di Smorra, sbaglio da sotto, il rimbalzo però sempre delle maglie bianche. Thank you.
la rimessa Pasquale Montanaro. Tutto è pronto, viene fatto asciugare il parquet, quindi pala Varaccio. Utilizziamo parole come clamorosamente, stiamo cercando di giocare, i ragazzi sono concentrati, do pienamente ragione a Carmine che dobbiamo avere un po' meno fretta e costruire un po' più le azioni, perché questo tante volte ci penalizza, poi sotto canestro se non abbiamo qualcuno che ci viene dietro perdiamo anche il rimbalzo poi. In ogni caso in questo momento la squadra sta reagendo bene, stiamo difendendo molto bene. Thank you.
fallo. E ci sono i tiri liberi per Lorenzo Carosi. Primo tiro libero per Carosi. Tiro a disposizione per Lorenzo Carosi, lo sbaglia, il rimbalzo da parte di Massimiliano Costanzo, Ferrara, il fallo di Patania, comunque due tiri liberi per il play del Venafro. Thank you.
la conclusione della metà tempo, 27 Serbia, 25 Venapro. Tamburini, la Rosa su di lui, raddoppio di Sansone, non riuscito, ancora il penale. Dell'incontro i migliori marcatori sono stati Smorra per Riserva Basket.
14 punti, mentre siamo ai due punti del Milan-Verona, primo 21esimo punto, si prepara per il secondo, primo quarto sono diventato il primo 19 al 13. Tutte e due realizzate in canestro Giovanni, Italia prodotto Radi, solidaritario di lavoro, il canestro personale in questa quarta. Thank you.
liberi a disposizione. Il capitano Raffaele Michella, 4 minuti.
minuti e 20 secondi alla conclusione, 40 a 45. Stiamo ragionando, non stiamo forzando come nel primo tempo. Abbiamo fatto delle buone giocate, stiamo vincendo, loro stanno facendo qualche errore, però pure loro sono in partita, perché comunque fanno una gara che ci sta sapendo la palla, qualche palla sbaglia di nemico, comunque se ne è una partita. Tiro di Minchella, palla sbagliata.
fallo in area da parte di Poggi e dunque due tiri liberi per Fossati. Due tiri liberi dunque per Fossati che a due minuti dalla conclusione del terzo quarto pareggiare l'incontro. Va Massimiliano Fossati al primo tiro libero, facciamolo commentare a... sono presi da questa partita i due. Meno uno, 47-46, ancora un tiro libero per Fossati, questa volta non sbaglia. Però un calcio sbagliato, due falli, ogni fallo della squadra in maglia bianca sarà punito con i tiri liberi. Morra da tre, palla sul ferro, il rimbalzo di Nutella, we'll be right back.
tutto possa portare alla calma. C'è stato qualche scambio di idee tra i giocatori in campo. Comunque 59 secondi alla conclusione del terzo quarto. Aspettiamo dunque le decisioni e vediamo cosa succede. I due allenatori si sono chiariti. Pare che tutto possa essere ripreso. Va Pagliardi. Guadagnola.
Costruzione del gioco purtroppo in questo momento, in cui praticamente la palla viene palleggiata e poi scaricata. Chiederei maggiore precisione alla mia squadra, soprattutto sotto canestro. Tiro,
laterale è un'opportunità per il passo di cardinale.
Ferrara, scarica, riceve poi il pallone, tira, porta, il rimbalzo e delle maglie bianche. 3 minuti e 51. Esce Strati, dentro Sansone, nelle file degli esterni. Giocare
è importantissimo realizzare i tiri liberi, perché in queste fasi squadre non sono mai noiose, diciamo così, ma perché le penate non ci sono mai, comunque inizia la partita, entrate in città del finale, che prima nulla l'altra squadra, sta benissima la partita. Questa volta non sbaglia, meno un po'.
mondo oggi, è una gara bellissima. Thank you.
guadagnano